Siamo alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, un istituto che dal 1980 si occupa di alta formazione, di cultura e di ricerca. Qui, in via Veientana, a Roma, ogni anno si organizzano convegni, incontri e decine di corsi di formazione per gli impiegati del Ministero dell'Interno. Prefetto Emiliana Mazzuca, lei è il direttore della scuola. Ritiene che l'istituto, dopo oltre 30 anni di attività, sia ancora capace di dare risposte con la dinamicità che una società moderna richiede? Se la società cambia, deve cambiare anche l'amministrazione pubblica. E una scuola come quella del Ministero dell'Interno, che ha 30 anni di vita, deve sapersi adeguare ogni giorno ai cambiamenti della società per produrre funzionari in grado di dare un contributo vero, concreto, reale alla vita e allo sviluppo della società. Crisi, carenza di risorse e spending review è il vocabolario dei nostri giorni. La formazione è un lusso. Le tecnologie ci possono aiutare? Intanto non si può dire che la formazione sia un lusso, non lo è mai. Non lo è la formazione pubblica, così come non lo è l'istruzione, è alla base della vita delle istituzioni, non c'è nessuna organizzazione complessa, tra l'altro né pubblica né privata, che può fare a meno della formazione. Naturalmente la formazione ha un costo e in questi tempi le risorse sono sempre più scarse, lo sappiamo bene, però è un dato strutturale con il quale bisogna convivere. Bisogna saper fare formazione a basso costo e quindi fare tanto con poco. Le tecnologie naturalmente possono aiutare, noi abbiamo qui alla scuola, stiamo attivando programmi di formazione a distanza, utilizzeremo sempre di più anche il web per raggiungere anche le persone della nostra amministrazione, ma anche di altre amministrazioni che non possono venire qui a Roma a frequentare i corsi. Però naturalmente questo tipo di formazione a distanza non può mai sostituire la formazione in presenza, perché la formazione in un'aula, con gli scambi anche di esperienze e di conoscenze che si possono fare appunto in un'aula didattica, non è sostituibile da altre metodologie di formazione. La trasparenza sembra essere un valore irrinunciabile per le pubbliche amministrazioni. Secondo lei c'è una reale attenzione in materia? L'attenzione c'è, ma ci deve essere sempre di più, perché è un nuovo modo di fare pubblica amministrazione. Dobbiamo imparare ad essere trasparenti. L'amministrazione pubblica per storia nasce con altre caratteristiche e però deve evolversi in questa società appunto che cambia e deve rendersi sempre più riconoscibile dal cittadino. Non è un caso che tutte le norme che disciplinano la trasparenza e anche la prevenzione della corruzione parlano di formazione e mettono al centro il momento della formazione come un momento importante per sviluppare proprio una nuova cultura della trasparenza e anche per prevenire i fenomeni di corruzione che possono toccare la pubblica amministrazione. La Scuola Superiore dell'Interno su questo tema dedica un'attenzione specifica. Gran parte della nostra programmazione ha proprio per oggetto la legalità, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Abbiamo inserito questo tema praticamente in tutti i moduli formativi che facciamo, sia di formazione permanente sia di formazione obbligatoria. E in questo momento, per esempio, c'è un master proprio sul tema di legalità, anticorruzione e trasparenza, e riteniamo che anche una esperienza di alta formazione come può essere appunto il master può essere utile proprio per fare una nuova cultura e un nuovo modo di essere amministrazione pubblica oggi in Italia. L'inaugurazione dell'anno accademico 2013-2014 è un momento per fare bilanci, per presentare risultati. Lei si ritiene soddisfatta? Noi nel 2013 abbiamo fatto tante cose, tra l'altro
Abbiamo il rapporto sulla formazione dell'anno 2013 a disposizione sul sito della scuola, proprio perché pensiamo che anche di doverci rendere visibili nel nostro impegno e a favore della nostra, dei funzionari della nostra amministrazione e di altre amministrazioni che possono essere interessati a noi, ma anche a favore delle persone che si vogliono informare sulle attività di una pubblica amministrazione complessa, così come il Ministero dell'Interno. E se sono soddisfatta, certamente sì, per quantità e qualità la formazione che abbiamo portato avanti quest'anno è stata piuttosto significativa. E se poi devo giudicare anche dal riscontro che abbiamo da tutti coloro che hanno frequentato i nostri corsi e dai risultati che hanno raggiunto, devo dire che il bilancio è sicuramente un bilancio positivo, però quando si parla di formazione non si può mai mettere un punto finale, bisogna sempre guardare avanti, incrementare, e noi siamo pronti già ad avviare questo anno, peraltro lo abbiamo già avviato, per esempio una settimana fa abbiamo avuto una bellissima giornata di studio sulla Shoah, alla quale hanno partecipato non solo funzionari pubblici ma anche giovani di diversi istituti scolastici romani. Abbiamo riavviato appunto con grande energia quest'anno 2014, abbiamo tanti progetti, tanti programmi e li mettiamo a disposizione sia dei nostri funzionari sia di tutti coloro che vogliono conoscere la nostra attività. Peraltro pubblichiamo tutto sul nostro sito e appunto utilizzeremo, come dicevo prima, anche gli strumenti del web per essere visibili da tutti quelli che hanno interesse ad approfondire insieme a noi gli argomenti che noi tratteremo. Grazie, prefetto.